di non belligeranza tra l'area ligure e l'area piemontese. Qui stiamo parlando di un'unica regione, senza voler essere frainteso. Andiamo avanti, parliamo di marca. Oddio, il termine può richiamare il termine marchese, ma come capo della marca. La marca Leramica si può pensare che sia la zona che grosso modo può andare da, direi, Varazze a Spigno, grosso modo. Ma cos'è la marca? La marca è il feudo, feudus, ossia un possedimento di un bene che garantisce una rendita retto monocraticamente da un marchese. Allora, chiariti questi punti, diciamo, di nomenclatori, definitori, il libro mi eccita, perché alla lettura del termine così frequente, giurisdizione, e alla lettura di documenti che il più delle volte sono documenti notarili, convenzioni di diritto pubblico, di diritto privato, parliamo di convenzioni matrimoniali dove l'oggetto dello scambio è il corpo femminile contro una dote, comunque sempre una compravendita, parliamo di privilegi e parliamo di concetti che sono assolutamente giuridici, mi è sovvenuto un dubbio che forse Niccolò Russo sia un giurista, forse un giurista per caso. E sentendo anche le parole del professor Cicilio, mi sono, diciamo così, dato una risposta. Sì, non si può svincolare e separare nettamente la funzione dello storico dai documenti, e se i documenti che sono utilizzati per ricostruire una storia, anche una microstoria, sono documenti giuridici, si fa una storia giuridica. Quindi il libro di Russo, questo sconosciuto ma mi piacerebbe dire anche abbandonato dall'ambiente accademico, mi sconosciuto forse volutamente o per negligenza dall'epoca, e mi è ritornato come documento in sé per sé utile per scrivere il testo di, direi, un ampio lavoro. Oggi dovrebbe essere una sorta di anteprima. E se voi mi consentite, e se non vi tedierò, cercherò di tagliarlo e di ricucirne gli elementi fondamentali. L'opera si chiama Diritto e giurisdizione nell'opera di Niccolò Russo, dall'ordinamento patrimoniale al nuovo feudalismo.